Bentornata e bentornato a SHE, la rubrica di Sport, Health and Experience nella quale ti do sempre tantissimi consigli utili, pratici per vivere in modo attivo e sempre in buona salute. Oggi ci aspetta la nostra personal trainer Sara Testa e andremo a vedere tanti esercizi per imparare a sollevare i pesi in maniera corretta. Tutto finalizzato al benessere della nostra schiena e impareremo anche a tenere una corretta postura. Ci aspetta, andiamo! Volkswagen. Sara, ciao, ben ritrovata. Ciao Laura, ciao. Siamo di nuovo insieme per parlare di parti fondamentali del nostro corpo, come allenarle bene. Abbiamo già parlato di core, abbiamo parlato di addome, di glutei, con la respirazione diaframmatica. Bravissimo. E l'allungamento. Esatto. Ho imparato bene. Bravissimo, esatto. Oggi di cosa mi parli? Stiamo parlando della postura. Giusto. Perché? No, in fondo è la cosa principale che ci tocca tutti i giorni, non è una cosa da allenare. È una cosa da avere corretta sempre, da quando ci abbassiamo a prendere un peso, da quando carichiamo o scarichiamo la lavapiatti, da quando siamo seduti a lavorare tante ore. Da quando tiriamo sui bambini. Da quando tiriamo sui bambini, esatto. So bene che ne sai qualcosa. Esatto, ne ho 4 e gli ultimi 2 sono ancora piccolini, quindi è un continuo tirarli su. Farlo nella maniera corretta, ovviamente, anche qui serve per non avere tutto un carico che non ha senso avere nella zona del core, quindi scaricando questa zona perché abbiamo la postura corretta nel quotidiano è sicuramente un vantaggio. Se poi ci mettiamo pian piano la respirazione, l'autoallungamento, già attiviamo una zona e la lasciamo attiva senza schiacciarla di lavoro, ma la teniamo bella lì, attiva e corretta. Bene. Poi, se vogliamo allenarla, facciamo gli esercizi. Che andiamo subito a vedere. Esatto. Dai, Sara, allora, insegnami a sollevare i pesi in modo corretto. Esatto. Per non gravare sulla schiena, sulla perché schiena. È quella che quando abbiamo una postura scorretta e solleviamo un peso in malo modo è la prima che è la prima rimette. Che va via, esatto, ed allora, è la prima tra l'altro che porta poi squilibri nella parte del core che del conosciamo core. Bene. Esatto, ricordiamoci sempre la respirazione, ok, sì. Fondamentale. Per esempio, facciamo finta di avere davanti la cessa del bucato. Sì. Ok? Solitamente cosa si fa? Si così. Esatto, si prende e si tira su. Perfetto, questo non è da fare. I movimenti sono 2. È un affondo in avanti, quindi con la gamba in avanti, vado verso il basso in inspirazione, quindi prendendo l'aria. Prendendo aria, si gonfia la pancia. Prendo la cesta e con la schiena dritta, quindi attenzione indietro. All'allungamento. Bravissimo, l'autoallungamento in verticale. Se vogliamo ci avviciniamo anche la cesta al petto e per tornare su si fa in espirazione andando però in verticale, ricordati. Giusto. Come se qualcuno ti tirasse per la coda. Ricordavo. Quindi si sale così. E tiro. Esatto. Dentro la pancia. Tiro dentro la pancia, scarico completamente il core, scarico completamente la schiena. La perché non faccio questo gesto, ok? Quindi proviamo a rifarlo. Noi siamo qua, abbiamo il nostro cesto frontale, facciamo un affondo, andiamo giù, prendiamo. Inspiriamo. La cesta. Sì. Esatto. Avviciniamo. Sempre la schiena dritta, in espirazione. Saliamo. Mi era caduta la cesta, scusate. Non me l'aspettavo, anch'io. Pensato, brava. Perché ho mollato la mano. Allora, abbiamo visto il movimento per sollevare bambini, una cesta un po' pesante, la spesa da terra, qualcosa, l'acqua. Qualcosa da terra, esatto. Se invece dobbiamo tirare fare su un qualcos'altro che non è proprio a terra, quindi non dobbiamo per forza andare giù in affondo, quello che noi solitamente facciamo per prendere è sempre questo gesto, no? Con la schiena curva, allungo le braccia e tiro su, ok? Si può fare più velocemente un altro gesto, come se avessimo qua qualcosa che ci batte proprio all'altezza degli ischi e ci porta in avanti, con la schiena sempre dritta, prendo quello che devo prendere e poi sempre in espirazione torno su, ok? Come se ti tagliassi in due. Gambe dritte. Gambe dritte, anche leggermente piegate, ma questo è il gesto, quindi frontalmente, in inspiro e poi quando devo prendere il peso, espiro. E va dentro la pancia. E va dentro questo la pancia. Questo l'ho imparato molto. Esatto, bene. Esatto. Bene.
Queste sono attività che facciamo quotidianamente, proprio movimenti che non so quante volte ripetiamo ogni giorno. C'è un'altra cosa che facciamo ogni giorno per ore e ore, che è stare seduti e siamo sempre lì al computer, sulla tastiera, così gobbi. A volte ci ricordiamo o qualcuno ci dice stai su dritto. Esatto, non basta però stare semplicemente dritto, cioè la posizione corretta esiste, bisogna mettere bene anche le gambe. Adesso la possiamo vedere insieme. Andiamo a vederla. Ok. Abbiamo trovato questo tronco, siamo all'aria aperta. Abbiamo scelto apposta il tronco perché ovviamente quando lavoriamo stiamo seduti su una sedia che ha più o meno questa altezza. Sì. Ok. Il tema fondamentale della seduta è la posizione delle gambe. Quando siamo sedute noi normalmente, soprattutto le donne che hanno la tibia più corta degli uomini, abbiamo la parte del bacino molto più in alto confronto a dove stanno le ginocchia. Cosa porta quindi? Porta una scorretta postura, perché così il nostro corpo va ancora più in anteversione, quindi cosa fa? Spinge la schiena in avanti e facciamo o una seduta dove siamo messe in questa posizione, oppure per correggerla spesso ci appoggiamo così e quindi stiamo sedute sdraiate, un po' svaccate, scusami il termine. Con questo tronco possiamo far capire benissimo come dovrebbe essere la seduta. Sì. Ovvero ci sediamo, perché noi con una sedia dovremmo avere un rialzo sotto in maniera tale che le ginocchia siano più alte del nostro bacino. Come in questo caso, infatti come si vede benissimo caso. Come devono stare le gambe, soprattutto di noi. Esatto, quindi noi dovremmo stare sedute così, con le ginocchia più alte, vedi che è molto più alto del nostro bacino. Ovviamente il ripiano deve essere all'altezza del viso e lavorare in questo modo. E quindi dobbiamo ricordarci però che la schiena deve essere sempre in autoallungamento. Esatto, quindi la posizione è questa. I piedi sono alzati da un supporto sotto di 15-20 cm. Che può essere una cosa qualunque, uno sgabellino. Sì, assolutamente. Una cosa pesante, una scatola. Si possono usare anche i blocchi da yoga. Alle volte ne basta uno, per esempio noi che siamo alte, c'è chi magari ne deve usare due, i classici blocchi da yoga si mettono sotto i piedi e si lavora comunque con le ginocchia più in alto del bacino. Questa è la posizione di lavoro, con la schiena sempre in autoallungamento e è uno scarico fondamentale. Chi fa tante ore sedute così trova sicuramente un beneficio. Questa cosa non l'avevo mai sentita. Sì. Grazie, perché i tuoi consigli sono preziosi e infiniti, mi sembrano. Bene, siamo sedute nella posizione corretta, ma adesso dobbiamo alzarci in modo altrettanto corretto. Esatto, allora questa è una posizione estrema, ripeto, non siamo sedute a lavorare così, ma siamo seduti su una sedia con un qualcosa sotto. Però è fondamentale poi tirarsi su. Sì. Ti faccio semplicemente un piccolo esempio che mi rimane sempre in mente ed è una cosa fantastica. Tantissime donne africane ancora oggi hanno per esempio la zona del core veramente molto sviluppata e molto elastica. Perché? Perché loro hanno imparato negli anni, così come le nostre nonne, a tenere i pesi sulla testa. Hai presente quando vanno in giro, certo, con dei pesi pazzeschi? E mi chiedo sempre come possono fare, esatto, a loro, camminare. Esatto, loro cosa fanno? Hanno questi pesi sulla testa perché hanno capito che tenendoli sulla testa hanno un continuo autoallungamento, perché devono spingere continuamente la testa verso l'alto, sempre come se fosse presa dalla coda. Sì. E quindi stando in questa posizione loro hanno ovviamente una schiena perfetta, tant'è vero che la usano chi per portare i bambini. Chi l'avrebbe mai detto, però? Cioè, perché uno le vede e dice chissà che schiena, e invece è il contrario di quanto si possa pensare. E hanno la zona del core molto molto più allenato del nostro, facendo semplicemente quello che fanno tutti i giorni, cioè lavorare. Quindi per alzarsi correttamente da una seduta dobbiamo sempre fare una specie di affondo, quindi un piede leggermente più indietro, ricordarci di fare l'autoallungamento, la testa va verso l'alto e noi non andiamo in avanti, non usiamo i reni. Dobbiamo usare la testa che va verso l'alto, quindi devi pensare di essere tirata su e da qua concentro su in espirazione. Esatto, questo è il modo corretto. Sono sempre cose che sembrano molto molto difficili da vedere, però ci devi pensare un attimo all'inizio. Esatto. La pratica te la fa diventare automatica. E vale anche per il divano, eh. Attenzione, quando ti alzi al divano la sera dopo il film, bisognerebbe tirarsi su in questo modo e non di reni. Sara, anche se rimaniamo sedute in modo corretto, comunque è impossibile mantenere sempre la posizione, è un momento di distrazione, è una telefonata un po' così. Certo. Quindi può capitare che la schiena un pochino a fine giornata lavorativa dia fastidio. Che esercizi possiamo fare? Semplici? Sono esercizi che si possono fare o da sdraiati,
questi due o tre che vediamo insieme, oppure anche attaccati alla parete, sì, dove è più comodo. Ok, adesso se ti vuoi sdraiare, sì, ti faccio vedere, sono esercizi per alleviare un attimino il peso. Ok, viene un po' più giù, perfetto. Ricordati sempre con la respirazione. Allora, okay, primo esercizio banalissimo, porti tutte e due le braccia in alto, esatto, e quando torni giù in espirazione le riporti lungo i fianchi, esatto, perfetto. La cosa importante è quando ti sdrai, ma tu ti sei già messa molto bene da sola, e l'autoallungamento da sdraiata rimane questo, ok? Questa parte del bacino deve, sì, essere attaccata al pavimento, ma tu l'hai già fatto bene. Okay. Chi non lo dovesse fare bene può valutarlo mettendo la mano. Se la mano non passa qua sotto vuol dire che sei messa bene. Altrimenti devi girare il bacino verso l'alto, in anteversione, come se dovessi portare il pube verso il soffitto. Ma ho capito, ripeto, tu l'hai già fatto benissimo. Ancora una volta. Stessa cosa lo puoi fare con le braccia alternate, quindi una va su e torna giù in espirazione, esatto, e poi fai cambio con l'altro braccio, perfetto, il bacino è sempre qua in anteversione, bravissima, e ripeti. Ancora una volta. Un altro esercizio è sempre da sdraiata, sì, o contro il muro come dicevamo, le braccia partono da qua, non chiuderle ma portandole verso l'alto, espiri e poi torni giù con i gomiti a 90 gradi. Qui inspiri, esatto, e quando spingi in alto espiri. Perfetto. Non chiudere le mani, lasciale sempre belle aperte, tirale su. Esatto. Ancora uno. Perfetto, Laura. Questi sono gli esercizi che rilassano tutta la parte della schiena. Molto interessanti, grazie. Sara, abbiamo visto tanti piccoli esercizi da fare dove si vuole, sì, per non gravare sulla schiena e per il suo benessere, per tenerla attiva. Però adesso la mia curiosità è, possiamo mettere insieme un po' di esercizi da fare tutti, sì, in fila? Perché senza... no, potremmo farlo insieme, sì sì. Sempre senza stress? Assolutamente, usando la respirazione e l'autoallungamento possiamo usare perfettamente questi esercizi e fare un mini workout. Dai. Bene, oh, okay, sì, va bene, ok. Dai. Se avete domande, dubbi, curiosità, scrivete qui sotto nei commenti e vi risponderemo insieme. Se invece volete approfondire con articoli e altro, andate sul nostro sito enduchannel.net. Vi aspettiamo!